Non voteremo l'Italicum, una legge elettorale autoritaria. Silvio Berlusconi torna a riunire i suoi parlamentari e conferma la linea di opposizione dura al governo di Matteo Renzi, che oltre ad avere sbagliato tutto, dice l'ex cavaliere, con le sue riforme sta creando una piccola dittatura. È un attacco durissimo al leader con il quale aveva siglato il patto del Nazareno, defunto dopo l'elezione del capo dello Stato. Renzi è malato di bulimia di potere, accusa. Gli stavamo apprestando un aiuto per consentirgli un regime. Il patto del Nazareno è decaduto per colpa loro. Dopo la richiesta di 17 cambi rispetto al testo iniziale, hanno mancato la parola anche sul capo dello Stato. Ma ad ascoltare Berlusconi non ci sono i parlamentari fittiani. Non mi pare che ci siano le condizioni per un dibattito di verità, ha spiegato il leader ribelle in una nota. Di che cosa dobbiamo discutere, visto che da settimane ci sono commissariamenti a tutto spiano, nomine decise dalla sera alla mattina e una gestione totalmente fuori dalle regole? Maurizio Bianconi, uno dei deputati fittiani che ha disertato la riunione, ricorda che la riforma elettorale che la Camera si appresta a votare è la stessa legge approvata in Senato con il sì di Forza Italia. Non se ne può più, dice Bianconi, di sentire Berlusconi attaccare le leggi che fece votare a forza dai suoi parlamentari, con commissariamenti ed inviti ad andarsene per coloro che si opposero e votarono in dissenso. Dichiarazioni che rispecchiano due partiti dentro Forza Italia l'un contro l'altro armati e che si sfideranno apertamente nelle regionali pugliesi con il candidato di Fitto Schittulli opposto a quello di Berlusconi, Poli Bortone. Dopo le regionali molti scommettono che si avvierà il Big Bang azzurro. Non c'è solo Fitto che punta a strappare il partito al cerchio magico berlusconiano, c'è anche Denis Verdini, ex fedelissimo di Berlusconi, che non ha digerito la fine del Nazareno e sarebbe pronto a dare una mano a Renzi sull'Italicum e a formare poi gruppi autonomi. Alle regionali sarò in campo e tutti voi dovrete sostenere i nostri eroici candidati. L'appello ai parlamentari di Berlusconi, che annuncia comizi solo al chiuso. All'aperto qualcuno può attentare alla mia vita, spiega e rivela. Sono tra gli obiettivi dell'ISIS, in cima alla loro lista di bersagli.